1-0 quest'oggi tra Marsala 1912 e Rende, con gli azzurri che per gran parte della gara si sono trovati in vantaggio per una rete a zero grazie al gol di Manfrè. Nella ripresa però il Rende si è fatto pericoloso in almeno tre circostanze e poi su un calcio di punizione discutibile è pervenuto al pareggio, un pareggio che probabilmente porterà il Marsala a dover disputare i play-out, mentre il Rende potrà comodamente salvarsi e mantenere la categoria nella regular season. Ma andiamo subito negli spogliatoi e andiamo ad ascoltare i protagonisti di questo match. Ultimo impegno casalingo per il Marsala 1912 imposto dal calendario, risultato d'obbligo doveva essere la vittoria. Gli azzurri scendono in campo giocando con maggiore propositività, giocano per mezz'ora meglio del Rende portandosi in vantaggio. Dopo la rete di Manfrè però gli azzurri tirano il remo in barca e il Rende nella ripresa esce fuori in maniera decisiva con almeno tre buone palle gol. Alla quarta il pareggio viene raggiunto su un discutibile calcio di punizione. Sì, abbiamo avuto un approccio un po' contratto alla partita, chiaramente la posta in palio era alta per entrambe le squadre. Loro hanno fatto meglio di noi, esatto, per la prima mezz'ora. Poi la squadra ha reagito dopo il gol e abbiamo fatto un secondo tempo importante in linea con quelli che sono i nostri risultati negli ultimi tre mesi e penso che il pareggio sia assolutamente meritato. Per quanto concerne la classifica, questo pareggio è più utile al Rende che al Marsala. Il Rende possiamo definirlo quasi salvo matematicamente, mentre il Marsala molto probabilmente dovrà andare a fare i play-out. Guardi, adesso non so di preciso la situazione perché comunque mancano ancora 90 minuti, non so se siamo già salvi oppure ci manca un punto per la matematica, però era evidente che noi siamo venuti qua per salvarci, siamo venuti qua con grande voglia di fare risultato, in caso di sconfitta il Marsala ci avrebbe superato in classifica, quindi è chiaro che era uno scontro diretto dove il risultato era fondamentale e sono felice che la squadra abbia risposto alla grande. Per quanto riguarda invece il Marsala, come ha visto i suoi avversari, crede che possano preservare la categoria oppure trova che i play-out siano un'appendice rischiosa e tutto può essere tirato in ballo considerando anche un'eventuale retrocessione? Io penso che il Marsala abbia tutte le qualità per mantenere la categoria, è una delle migliori squadre della parte destra, diciamo, della classifica, ha dimostrato durante il campionato di poter mettere sotto qualsiasi squadra, due settimane fa ha vinto con la Cavese disputando una gara straordinaria. Abbiamo ascoltato l'allenatore del Rende che naturalmente era visibilmente contento del punto conquistato a Marsala, ci fa sapere, l'ha detto stampa dei Lilibetani, che non verrà nessuno della squadra azzurra qui a rispondere alle nostre domande, il nervosismo è tanto naturalmente e il rammarico per aver compromesso un'intera stagione. Vogliamo commentare questo pareggio velocemente con l'amico Antonio Licausi. Allora Antonio, il Marsala ha gettato alle ortiche la possibilità di salvarsi non tanto quest'oggi quanto con l'inopinata sconfitta di Lamezia per 3-0. Quest'oggi ha avuto in pugno la gara, poi però si è fatta trafiggere con questo calcio di punizione. In ogni caso dobbiamo essere schietti e sinceri, il Rende meritava il pareggio per quello che ha profuso nella ripresa. Sì, abbiamo visto, come hai detto tu Nicola, un Marsala da due volte, un primo tempo un Marsala abbastanza dinamico, disinvolto, poi nel secondo tempo abbiamo visto un Rende, soprattutto con l'entrata dell'attaccante Atik Goretta in avanti, molto dinamico nella zona tre quarti del Rende, molto spigliato, un Rende che ha meritato il pareggio perché più prima della rete del Rende su punizione, in tre circostanze, vedi la traversa, ci ha messo in soverchia difficoltà.
La sconfitta di Lamezia è stata determinante ai fini della salvezza. Quest'oggi abbiamo visto il solito Marsala, un Marsala a corrente alternata, un Marsala che non sa chiudere una partita e poi, come spesso accade, si fa infilare dagli avversari e nell'anno solare 2016 è riuscito a vincere in casa soltanto una volta nella sua migliore prestazione contro la Cavese. Sì Nicola, chiaramente una stagione sportiva quella del Marsala di quest'anno di alti e bassi. Alti perché abbiamo iniziato bene battendo il Siracusa, dei grossi nomi, di Baiocco, Mascara, abbiamo battuto anche la Frattese nel giorno d'andata. Poi nella seconda fase del campionato un Marsala che proprio nelle partite interne doveva battere le squadre pericolanti, vedi Rocella, Gerbison e tutte le squadre pericolanti che sono venuti qui a Lombardo Angotta, un Marsala che non ce l'ha fatto a battere queste dirette concorrenti. E come la sconfitta di Lamezia che brucia e questa partita contro il Rente non siamo stati capaci appunto di vincere questa partita molto importante per uscire fuori da questo tunnel dei play-out sicuramente. Finisce a Marsala 1-1 contro il Rende, Marsala che ha naturalmente fallito l'opportunità di salvarsi senza l'appendice dei play-out. L'ufficialità l'aspettiamo nell'ultimo impegno di campionato, ma dovrebbero concretizzarsi una serie di risultati in favore degli azzurri affinché questi non disputino i play-out. Diciamo che all'80-90% gli azzurri dovranno giocare tra 3 settimane l'impegno singolo di play-out in casa, avranno 2 risultati su 3, però a questo punto ci poniamo tanti interrogativi. Il Marsala riuscirà a mantenere la categoria? La tranquillità e la calma la faranno da padrone oppure il nervosismo vincerà su tutti? Un Marsala che naturalmente ci appare una squadra discontinua, soltanto una vittoria maturata in casa nel 2016 la dicono lunga sul cammino degli azzurri e adesso siamo molto preoccupati, e lo diciamo a chiara lettere, perché il Marsala possa mantenere la categoria, ma aspettiamo naturalmente che si consumino i risultati nell'ultimo impegno di campionato per vedere chi sarà, se il Marsala disputerà o meno i play-out. E in ogni caso ribadiamo il nostro concetto, siamo molto preoccupati per la salvezza del Marsala, ma in ogni caso rimaniamo pur sempre fiduciosi. Si conclude qui dal Nino Lombardo Angotta, dalla sala stampa, le nostre interviste e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con Sport News di Canale 2.